pianino, di fichi d'India e di melloni, sale bocche chieste da te per amore. Uè, uè, fantasma bianco, pulcinella, motteggia e passa tra la folla, la statua d'una lucianella, bronzata nella luce del gran sole. Settimana di sette feste, questa è Napoli, punto e basta, passa il guappo con le maestre, salza il grido dell'acquaio. Ogni vicolo è un San Carlino, scene comiche e balzi mali, un sognizio con ballerina, sul fischiare del pizzaio. Balconi, tra stelle, barche e concertini, le lampade rosse specchiarsi nel mare. Uè, uè, Madonna notte ci convida, venite o musici o poeti, da questa tavola imbandita prenderemo all'incantesimo lunare. Mia Napoli, vincerti non so, la musica cantare solo ti può. Signor Ciuccio! Signor giudice! Lippopù, lippopù, lippopù! Uè, non spostare capocco! Lippopù putato è impotente! Fattene suoia! È innocente! E deve essere ed è per questo che io non affido Pasquale Ruotolo alla vostra comprensione, signori giudici, perché egli non ne ha bisogno. Sono sicuro che univoca, chiara, definitiva sarà la vostra saggia sentenza. Assoluzione con formula piena. Bellissimo! Silenzio! Silenzio! Silenzio, faccio sbombrare l'aula! Una tazzolella e brodo, Ginna. Fuori la scuola. Vabbè. Ginna. Non mangiare. Qui! Oh. Servitevi da solo. Da solo? Siamo venuti tardi stamattina. E ti pareva. Tengo i cani guardie. Beh, sono venuti in ritardo, e perché? Domandala a tua madre. E perché, mamma? Un altro fioretto. Per una settimana si deve sentire tre messe. E perché ti portato a priessa a tua sorella? E la spesa? Chi la faceva? Eh? E poi dovevo andare pure alla banca a prendere i soldi, mamma. E per fa che? Come per fa che? E me lo domandi tu? Per dargli a Salvatore o paglietta? Manda a casa Rosalina, perché qua tira brutt'aria, puzza e bruciata. Rosalia! Uffa. Rosalia! Che c'è? Torna a casa, qua non sei gradita. Ci avrei giurato. E vabbè, buona giornata a tutti quanti. Fermatevi. Ah, servivi da Gennà. Oggi sono chi che vi serve a voi. Venite qua, bevete. Voi siete una persona simpaticissima. Bevete. Non tengo siete, Don Gennà. Marco, fa bene. Don Gennà. Così affannata, è giusto che ti riposate un po', no? Ecco, così. Non friscate, poveri. L'acqua fa bene. Grazie, Don Gennà, grazie. Ma dove andate così in fretta? Oggi fa caldo, facite parlare un bicchiere d'acqua. Bevete. Ma ci ho bevuto, basta. Bevete, questa è acqua neuretica. Questa fa fu pipì. Bevete. E bevete un po'. Questa fa bene. Ah, avete visto? I che siete che teniva, dare davvero agli assetati. Lo dice il Vangelo. Ma quando un Vangelo ha trovato a me, non c'è no. Siete, tu mi fai una cortesia. Mi sa sta piazza un dia a favore tuo, sono da buffi pacca. Cioè, mi spiegate? Ma che faccio? Siete contenti, Don Gennà? Va, va. Sto povero guaglione, ma ti pare giusto, sì? Giustissimo.
Anzi, preparo un bicchiere più grosso che tiene. Ah, Guaglione? No, a Salvatore o Paglietta. Complimenti, donna Assunta. È proprio vero, il caffè fatto in casa è un'altra cosa. Modestamente sa ce fa. Sempre fiori freschi, tutti i santi giorni che Dio manda in terra. Gesù, donna Assù, e da quanto tempo? Da sempre. Praticamente io mi sono sposata vedova. Giusto il tempo di fare questo figlio. E poi la buon'anima mi ha lasciato. Sì, mi ricordi, eh? Allora ero giovane pure io. Un fatto che fece molto rumore. Se ne parla ancora adesso. Era un uomo che non si teneva affronti e prepotenze da nessuno. Ed è finito come è finito, eh? Così hanno voluto il Signore e quella bella mamma di Monteverde. Ecco, appunto per questo, giusto vi volevo dire, donna Assunta, la cosa è difficile. Questo figlio vostro tiene, come dire, il paliatone facile. Tutto come suo padre buonanima. Ecco, leggete qua, ecco. Ingiurie e percosse. Articolo 597 del codice penale. 7 luglio 1971, pretore di Napoli. Ah, ma quello l'aveva provocato. Sì, e poi 8 settembre 1973, sempre per ingiurie e percosse. Sempre provocato? Sì. Tutto suo padre buonanima. Sì, suo padre. E poi 5 aprile 1977. Sempre suo padre buonanimo, ingiuria e percosse, lo so. Ma questo che c'entra col banco di Porta Capuano? La legge, non è su, la legge. Certificato di buona condotta, il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti, certificato di rito. Certificati di chi le... Ma mio figlio il banco a Porta Capuano lo deve avere. Ed è per questo che c'è stato un salvatore vostro, cioè io. Capito. Vedete, donna Su, sono pratiche difficili dati i precedenti di vostro figlio. Non ne viene fuori. Però. La riabilitazione. Vabbè. Il condono. La trascrizione dei carichi pendenti. Cose difficili, donna Su, cose difficili. È difficile. Quali diritti? Bisogna conquistarseli. Se no, che facciamo? Stiamo sempre un faccio schiaffo. Guardate, io lo capisco che la Madonna di Montevergine è potente sempre. Voi fate bene a fare i vostri fioretti e i vostri voti. Ma qua bisogna ungere le ruote. È ungite. Grazie. Mi raccomando l'olio. Non dubitate. E oggi non tornate sedo, no? Grazie. Piano. Carmenella vostra vi rinfresca. Piano. Una alla volta. Due. Ciao. E la nonna dove sta? Ho preso 5. Teneva da fare non so quale fioretto e ha mandato me. Andiamo. Nino! Ciao, che c'è in quella scatola? Sono cioccolatini con ripieno, come piacciono a te. Li hai comprati per me? Per tutte e due. Ciao. Stamattina tua cognata mi ha bloccato. Non ho capito perché non si fa gli affari sui quello là. Didi, tu va avanti. Ho capito, mi devo fare gli affari miei. Posso tenere io la scatola? Tieni. Io non capisco perché ce l'ha sempre con me. Lo so, io sono uno che non ha né arte né male. Però lui chi si crede di essere? È solo un venditore di polipi. Lo sa lì, forse ha ragione. Tu ti meriti molto di più. Stupido, tu lo sai che te voglio bene. E dimmelo, Natale. Te voglio bene. Sei soddisfatto? E se è così, dammi un bacio. Piantala, qui ci vedono tutti. Ma che importa? E poi non riusciamo mai a stare soli. Quando ci vediamo? Sabato, in discoteca. Prima non posso proprio. Mamma, quando la vedrà da Don Salvatore o Paglietta? 30. Cosa hai detto? 30. Non mi rispondite, eh? No, fa 30. Quando la vedrà? Ma ne sei sicura? Sono soldi miei. Era una solda vostra. 6 per 8? 48. Asino. Ma perché ce la vedrà da chi lo paziente? Perché? Chi lo vende sciocchezza? E poi il banco non vuole. 5 per 10? Basta col banco. Basta col pepe. Va a finire che fa male a qualcuno. Facesse malacci di chi, facesse male. Si vede che il mestiere che fai ti piace proprio, eh? Un Gennaro alla Monica che vende polipi in piazza al minuto. Manco la vergogna. Avete ragione. Me lo dai un cioccolato?
Cioccolatini. Quale cioccolatini? Quelli... Ai! I cioccolatini che Nino ha regalato a Rosalia. Io avevo detto di non parlare più con quel disgraziato. Ma ti mette pure a te regalo. Guardami in faccia. I dolci sono per i signori. No, pa' povera gente. E dentro a sta casa non entra roba comprata che i soldi ha rubato. È chiaro? Gennaro, ma che succede? Ma si può sapere che sta succedendo? A proposito. Vieni lì che ti ha già parlato, vieni. Mamma. Ciao, bella. Core, mamma, sorella. Torno subito, Che mi dovevi dire? Tua sorella, Carmè. E che ha fatto? Ha incontrato un Mario Ungil, a Nino, e si è fatta comprare le cioccolatine. E che le Rosalì chi sa che se mi sengava. Vuoi fa signorina moderna. Che posso fa? Ci parlerò io. Ma era questo quello che mi dovevi dire? No, veramente era un'altra cosa. E che cosa? Carmè, ce l'hai dato tu e 2000 lire da io. Ce l'hai dato tu. E non lo fa più. E perché? Perché non sono fatta tu, sono fatta mia. Ah, e perché? I fatti tuoi non sono pure i fatti miei, no? Stamma a sentire, Carmè. Quando è cominciato che tu schifi e protezione, ne abbiamo parlato, no? È giusto? Giusto. E tu hai deciso di pagare. 20.000 alla settimana. E che dovevo fare? Invocare la legge? O mi dovevo rivolgere a chi lo scartellato di Raffaele che non vede mai niente? È quella la legge? È giusto, questa pure è giusta. Tu hai un commercio regolare, hai una bottega. Io non ho approvato, ma non mi sono opposto. Oh, grazie tante. Ma io no. Io non lo subisco sto schifo. E 2000 lire non ne pava, Carmè. E tu vuoi rischiare per 2000 lire la settimana? Ma che sono da me 2000 lire? E tu rangenne 100.000 e pagaci pure i contributi volontari come all'INPS. Ah, così sei più contento. Che dici? Io non pago niente. Io non pago più niente, però tengo sempre un cuore ambiente. Io sono uomo d'onore, oh, Carmè. Oh, bravo. E continuo a fare l'uomo d'onore. E la licenza per il banco, sai quando taranno? Mai più, mai! Ma chi se ne fotta? E mamma la deve smettere di buttare i soldi per me. E tu non ti la permettere, paga per me, o sino? Sì, no! Per me quando dico una cosa a sta santa... Madonna, ma l'amico d'onore, ma la famiglia tu non ci vieni! Titi! Ti denuncia, angelo bello danno! Ma che? Mamma! Ma che succede? Ehi, belle mamma, ma che re? Dillo a mamma tua, su! Io il fioretto l'avevo fatto, ma non sono stata capace di mantenerlo. Ma che fioretto? Aveva fatto il fioretto di non piangere più quando vi sentiva litigare. Adesso che succede? Il signore mi punisce? Ma no, non succede niente, non ti preoccupare. Voi però state sempre a litigare. Mamma, che è questo fioretto? Mamma, ti dici, vieni a casa, papà, vieni. Non piangere, papà, non piangere. Io e mamma non litighiamo mai. Mai? Mai. Ci vogliamo bene. Sì, va. E vogliamo bene pure a te. Certo, qualche volta discutiamo un po', ma questo è cose che succedono in tutte le case. Sì, ma io ho paura quando voi gridate. Ma che paura, papà? Si discute quando due si vogliono bene. Quando non si vogliono bene, non parlano nemmeno. Andiamo, capisci, papà? Sì, ma la settimana scorsa Don Raffaele discuteva con la moglie, come fate voi. E dopo Donna Annunziata è finita all'ospedale. Gli voleva bene anche lui. Papà non l'ha mai toccata, mamma. Anzi, guai a chi mi tocca. Sai che facciamo, papà? Sì. Io studio, divento avvocato e la licenza per il banco te la faccio avere io. Ah, benissimo, papà. Allora stiamo apposta. Adesso studia e non piangere. Vai da mamma. Allora, la stai facendo la divisione? Vediamo un po'. Il 7 nel 36, quante volte ci sta? 5 volte, con l'avanzo di 1. Nata studia, volta. Papà, studia. Studia. Uè, oh, è studia, basta! Studia. E fai morire a chi li disgraziato. Il laffo qua sa sto furbo. Thank you.
anche i miei soldi! Manucci, a te Manucci, sì sì, mi hai capito pure, vieni a casa, vieni, sì. Vieni. State a sentire, non c'è nulla. Voi mi siete proprio simpatici. Ma se avete intenzione di offrirmi un'altra bevuta come quello del giorno scorso, ci avremo la lega bene, non c'è nulla. Ma senti, tu invece non mi sei simpatica per niente. E se non fai quello che ti chiedi, la prossima volta affogherai dall'acqua. Ma se posso sapere che ti ha trovato a me? Niente. E niente è quello che ha continuato a fare. Specialmente con Rosalina. Scordatelo. Ma sono spiegato? Un momento, non c'è nulla. Ma io ho il massimo rispetto per Rosalina. Io tengo intenzioni serie, anzi serissime. E allora non mi sono spiegato. Tu non ne avevi nessuna intenzione per Rosalina. Così non mare un cielo. I Maruncilla a casa mia non ne voglio. Don Cennà, vi state sbagliando, perché io tengo un avvenire. Ah, bravo, e che studi fa? Fai l'università o marciapiede, fai il dottore in legge, che fa? Ed è quella che vi pare, Don Cennà. Che studi fai? Ma quando io avrò sfondato e avrò inciso il mio primo disco e finisco nella Ipparì. Io dovevo che andare a parete, quella di Poggioreale. Sì, sì, prendete la scherzo. Ma farete anche voi la fine per venirmi a sentire. Franca Sinatra, faccia la fine, ma te ne voglio o no? Non c'è nulla. Il mondo è di chi se lo piglia. Altre dobrore, puffo, limone, lotto. Comunque, è di chi se lo piglia. Ma sono spiegato, non c'è nulla. Comunque, è di chi se lo piglia. Stufa d'antona, ma... Ma dove lo vada a terra? E lascialo stare, che lo povero guaglione. Ah, don Gennaro, voi non c'eravate, allora mi sono permesso da solo. Voi siete un ottimo cliente, bevite, bevite. Non vi preoccupate, bevite. Ma che schifezza che... Ma che state dicendo? Che lo pepe fa bene orini o fede? Ma qua pepe è pepe, che sta merda. Mannaccia, questo. Ma non vuoi essere. Avete inguaiato lo stomaco. E chi è sto cornuto che mi ha fatto sto fatto? E a me non mi servite. Datemi una doppia porzione da 2000 lire. Mi devo rifare la bocca. E tu sì, a tavola, dì. A tavola, che sta con mamma mia. Ma la rovinata, mai. Ma la passata. Ma pulito per te, o no? Ma come non? Fai un carcio, come lo fai in un marito a Poggio Reale, capi? La si scordata che viene a condizionare, sì? Ma che mia moglie, ma che cazzo, sì? Ma, mangia da capo proprio! Ehi, capo, ma tu che stai a farlo? Che vuoi spartare? Ma chi ha già sparto se tuo marito non lo vega proprio? Perché se l'ho preso, la testa sua arresta! Bravo, avete fatto la parte vostra, eh? Ma adesso ve la vedete con qualcun altro più grosso di me. Attenta la gemisa mo. Ai si ci metto. Vattene. Vattene. Ciao Nino, come stai? Hai letto il giornale? No, di che parlo? Stamattina parla dello scippo nostro. E quando mai il giornale parlano di scippi? Di scippi no. Però cazzo, la vecchietta per correrci dietro è andata a finire sotto un'automobile e ora si trova in ospedale, frantumata. È grave? No, sembra di no, ma c'è ancora un'altra notizia. Quale, quale? I soldi che aveva incassato la posta non erano i suoi. E di chi erano? Aveva una delega di 7 pensionati come lei ammalate. Ora prende solamente 85.000 lire al mese. 85.000 lire al mese? E come si campa con 85.000 lire al mese? Che cazzo ne so, io domandaglielo a lei, sta scritto qua. E c'è scritto anche dove è ricoverata? Certo che c'è scritto, ai pellegrini. Ai pellegrini? Oh. 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 Nino, ma dove vai? Che vuoi sapere tu? Che vai trovando? Chi cazzo si che ti ha già scelto qua? Ma vi la rotoni ai?
Ma disgraziata, come? Io vengo qui per portarti notizie freschissime, perché i giornali oggi parlano solamente di noi e tu mi mandi a fanculo. Ma vaffanculo te, chi cazzo sei? A te la vecchietta, 85 milioni al mese, ma che cazzo me ne porta a me? Ma guarda un po', ma che cazzo me ne porta a me? Svegliatevi, signora. Signora, svegliatevi, ci sono visite. È arrivato vostro figlio. Mio figlio? Sì, vostro figlio. A voi vi prego, non affaticatela molto, ho avuto un brutto shock. Buongiorno. Questi sono per voi. Per me? Sì. Ma tu chi sei? Io non ti conosco. La caposala ha detto mio figlio, ma io figli non ne ho mai avuti. Ho detto una bugia. Avevo paura che non mi facessero entrare. E perché sei venuto a trovarmi? Sono venuto a riportarvi questa. Ci sono dentro tutti i soldi. Non manca nemmeno una lira. La borsa, la mia borsa, l'hai ritrovata. Madonnina santa, mi hai fatto la grazia. Devi scusarmi, a me non ci pensa nessuno. Ed io sono abituata a ringraziare sempre la Madonna per quelle cose buone che mi capitano. Ma adesso la Madonna non c'entra proprio, perché sei tu che sei un buon uaglione. E oh Signore, t'ha da benedice. Non ne avevo. Che cosa non ne avevo? Non ne ho veri, non sono un buon uaglio. La borsa l'ho scippata io. Tu hai rubato la borsa. Sei stata tua. E perché me l'hai riportata? Perché ho saputo che quei soldi non erano vostri. Ma io non capisco. Prima dici di essere un ladro e poi mi riporti la borsa. Ma tu non sei cattivo. Io la conosco, la cattiveria. E tu non sei cattivo. Ma perché rubi alla gente? Perché nessuno mi ha dato mai niente. Eppure io tengo dritte gambe. E a mamma tu non ci pensi? Lei ti ha dato la vita. Ma fatti quello bello regalo. E poi chi l'ha mai vista mia mamma? È morta, è viva, non lo saggio. Senti, ma perché non cerchi di sistemarti? Voglio dire, perché non trovi un modo onesto di guadagnarti la vita? Ed è per questo che cerco di accucciare qualcosa di soldi. Per incidere un long play. E che? Un disco, uno di quelli che durano tanto. Ah, voglio sfondare anch'io. E se riesco a pagarmi il disco, sono sicuro che ce la faccio. E ti manca ancora tanto? Un po'. Ma uno di questi giorni sento che ci riuscirò. E ti posso aiutare pure io? No. Da voi no. Da voi non voglio niente. Sapete, nessuno aveva parlato prima con me. Come avete parlato voi. Spero solo che mi avete perdonato. Perciò vi ringrazio. Buongiorno. Aspetta. E dimmi, come ti chiami? Mi chiamo Nino. E ti voglio dire un'altra cosa, Nino. Se avessi avuto un figlio, avessi voluto come te. State buona, mamma. Tanto buono, figlio mio. Buongiorno, Ferdinando. È sempre un piacere vederti. Il piacere è tutto vostro. Ci vorremmo, Ferdinando. Purtroppo. Sempre più bello, donna su. E voi sempre più puntuale. Dov'era? Già, con mia morte. A vostra, nonna su. Eppure a vostra, che quando vi vedo mi sento male. Mi fate torto, Volendo potrei agevolarvi, donna su. Donna niente. Preferisco pagare.
ma fa meno schifo. Contenta voi, contenti tu. Io vi volevo far risparmiare. Ed invece mi costringete a contare fino all'ultima lettera. E condanno, condanno. Va bene? Esatto? Esatto. E me lo vado a fare. A borsa, lo so. Se va a borsa, co. Usando un palo a borsa. Ma che sta mamma lo fare, mia, come faccio? Ma sono pulita. Un marone, allora mi va a borsa. E tu vuoi? Adesso basta, mo. Mi sono spiegata. Pure io sono un uomo d'onore. E a me non si fanno certe prepotenze. Da me non avrete mai una lira nemmeno della mia signora. Anche perché non la tengo. Uè. Da ora in voi statevi attenta, sa! Statevi attenta, girate a largo da Pulocenella, perché Pulocenella viene da sta a tutti quanti! Pulocenella è terribilissima! Aspetta, che fai? Grazie per tutti i sorma camarata, salvo risparata, grazie. Alla Cenella vi saluta e chi ha avuto avuta. E grazie assai. Ma no, stavolta non mi si è piaciuto. Mi dispiace. Pure tu sei d'accordo con quelli, No, io non sono d'accordo con nessuno. Io mi preoccupo solamente. Pure tu ti preoccupi me. E Gennaro, perché tiene famiglia? La moglie e una figlia che sono bello con mio sogno. E tu dovresti stare un poco più accorto. Ci dicimmo tutto che teniamo famiglia. Pigliamo sempre ammazzato. Ma chi sì? Lo popolo è Pulocenella, da dove? Ma Pulocenella campa ancora. E fa mezzo ammazzato. Mentre tu invece. Cara donna Carmela, datemi il solito bicchiere d'acqua. Toto, oggi non mi è piaciuta con me. Hai capito? Chi ne Gennaro te va bene, ma tu non li hai sfruguliati. Cioè, le cose sono difficili, sono complicate. Ah, l'avvocato Colantoni. Ecco il vostro buona bicchiere. Buona giornata, donna Carmela. Alla vostra salute, donna Carmela. Grazie. Ma voi ci capite, me? Buongiorno. Processo difficile oggi. Molto, molto. Oltretutto, difficile, Abatangelo, alla recidiva specifica infraquinquennale. Sì. Scusa, avvocato, ma voi l'impro... Ma voi il processo l'avete letto? Come no? Io di ogni processo conosco pure le virgole. E allora sei proprio cretino. Ma qua la generica evidente, proprio la specifica è facilissima da dimostrare. L'unica nostra fortuna è che il pubblico ministero non dia fissa e qualcosa per io. Avvocato, scusate, vi posso pregare? Dite, donna Carmela. Dite, donna Carmela, una parola. Andate. Ci vediamo dopo, andate. Andiamo. Ditemi, donna Carmela, è un piacere per me avere dei segreti con una bella donna. Il fatto è mio marito, lo conoscete? Come no, quello del pubblico. Simpatico giovane, un po' maresco mi dicono, è così. Quindi si tratta di questo. Purtroppo, cara donna Carmela, io faccio solo penale. Quindi se volete denunciare vostro marito per percosse e lesioni, a vostra completa disposizione. Ma se si tratta di separazione o divorzio, posso solo consigliare un carissimo collega che... Avvocato, ma voi che state capendo? Io denunziare mio marito, io separarmi, ma io voglio bene. E allora? È per il fatto della protezione. Ma voi non lo sapete che chiunque qua sta in commercio deve pagare per stare tranquillo? Sì, sì, qualche cosa mi era giunto. E voi che fate? E che devo fare? Pago e sto tranquillo. 20.000 lire la settimana. Ma mio marito no, non vuole pagare. Ma io che ci posso fare? Avvocato, voi siete un uomo importante. È una vostra parola. A voi tutti mi devono stare a sentire. Ditegli che lo lasciassero in pace. Donna Carmela, quello che dite è grave. Dovrei offendermi. Voi parlate come se io, un avvocato della mia importanza, fossi in rapporti d'affari con qualche camorrista da quattro soldi. Avvocato, ma che avete capito? Io dico solo che un uomo importante come voi basta che parla. E se dite una parola, quelli vi stanno a sentire, avete capito? Beh, non dico di no. Qualcosa si potrà fare. Ho una certa influenza.
Non so cosa potremmo fare, ma vedremo. Vedremo come evitare dei guai a questo scapestrato di vostro marito. E ora, col vostro permesso, donna Carmè, mi aspettano per un processo importante. I miei omaggi. Avvocato, ma raccomando, io sto nelle vostre mani. State tranquilla, donna Carmela. Arrivederci. Arrivederci. Speramma Maronna. Partito! Treni! Aiuto! Vado a prendere la macchina! Scusate, che sia a forza vostra! Il mio figlio è stupido! Tenete, tenete! Il mio figlio è grande, ma mi schiattate! L'hanno fatta male, l'hanno fatta, L'hanno fatta male! Mannaggia, oriavola, mannaggia! Ridono poco, riesce la casa, alla poco la città! Ma non di là! Mannaggia, Is, mannaggia! E i soldi? A dove stanno i soldi? E i denari, a dove stanno? Mi hanno fatto fessa una volta, sti figli e zoccolo! E chi sono, sti figli e zoccolo? Andiamo a bere, andiamo! Un'altra volta siamo più puntuali. E non si ripeta più, perché io non faccio i viaggi a vuoto. Ah, ieri era lunedì. Verissimo. Perché non sei venuto a prendere la settimana? O ti ha pagato qualcuno al posto mio? Nessuno. E allora? Ma prima ne vuoi. Qua c'è scritto cancellato. E a me ma basta. E che giornata! Grandi cose, don Gennaro, grandi cose! Le ruote cominciano a girare, eh! Beh, certo, ci sono ancora alcune ruote che bisogna ungere, perché voi capite bene, ma non vi dovete preoccupare, don Gennaro, non vi dovete preoccupare, perché quando le ruote unte saranno unte bene e gireranno con le altre, allora voi dovete sapere che l'ingranaggio, no? L'ingranaggio, quanto più grasso c'è, oh Madonna, quanto più grasso, allora quello girano, girano... Ah, Salvatore, parlamoci chiaro! Sì. Mi si venga a sapere che mi pigliate i soldi a mia madre. I va buffi i pacca. È chiaro? Ci siamo spiegati? O no? Tuo fratello. Sono 40 anni che faccio questa professione con soddisfazione del pubblico e delle autorità. E voi vedete che mi devo sentire dire. Sono cose da non credersi. Magari. Beh, io voglio sapere una cosa. Che cosa? Chi è che ha fatto togliere la contravenzione a Giacchino Assumma? Io! Ah, voi, voi? Chi è che ha cacciato le carte per il matrimonio di Concetta Russo in solo 24 ore? Io! Voi, voi? E vedete che devo sentirmi dire? Ma caro Don Salvatore, per Gennaro, voi non potete fuori estenire. A chi lo dice? Io! Sì, lui! Io faccio per Don Gennaro più di chiunque altro! Ah, sì? Per lui e per sua madre, santa donna! Ah, pure per sua madre! Anche per sua madre! E che fate? Che faccio? Le togliete qualcosa di soldi per evitare che si dia il vizio alla dissipazione? Per forza volete far ridere, sa matito! Eh già, dovete far ridere soltanto voi! La speranza, le do, la speranza! Senza speranza non si campa, da to! Ah, sì? Senza speranza c'è solamente disperazione! Magari non succede niente, ma la speranza... è vita, lo dice anche la Chiesa, fede, speranza e carità. Donna Assunta la fede la tiene, io le do la speranza e lei mi dà la carità. Una cosa perfetta, come vedete. Voi dite, Don Salvatore? Dico, dico. È importante la speranza. Importantissimo, Dato, importantissimo. E a mia speranza, chi m'ara? Avvocato! Dimmi un poco, ma che cosa vuole, arrangiatelo. Avvocato, solo voi potevate fare il miracolo. Miracolo, miracolo. Ma cosa dite mai, donna Carmela? Solo una parolina fatta arrivare a tempo debito a chi di dovere. Ma con una parolina voi mi avete salvato la famiglia. Ma che posso fare per voi, avvocato? Quello che fate sempre. Un sorriso cordiale e un bicchiere d'acqua fresca ogni mattina. È troppo poco, avvocato. E poi non mi chiamate svergognata, ma io non ho il coraggio di dirvi quello che vi devo dire. E poi, come so fa? In mezzo a una piazza... Ma... di che si tratta, donna Carmela? Una cosa delicata, avvocato. Non si potrebbe parlare allo studio vostro?
da cliente a avvocato. E va bene. Una cliente come voi non si rifiuta mai. Quando, avvocato? Perché non oggi? Alle 4, vi sta bene? Alle 4? Veramente? E va bene, avvocato. È troppo importante. Alle 4. Allora, ci vediamo oggi. Omaggi, donna Carmela. Arrivederci, avvocato. Buongiorno, avvocata. Scusi. Dazio, sentite che con la signora tenete l'appuntamento alle 4? Sì, è una questione importante. Se io venivo alle 3 mensa... E chi ti andrà a fare le 3 mensa? A questo punto andavo io. Vediamoci domani, domani. Alle 3 mensa. Ma c'è un appuntamento alle 4 con una donna, lui deve andare a fare le scommesse del cugino. Oh, ma tengo le tine, ma che problema a casa. Fredda, con mia lamina cortile, trasarendo l'orava di là. E tutto insieme si fa piezzo muoio, tu m'acceriva senza c'è pensare. Ma come si può fare tradimento, quando una misura santa senza nu perché facevano sorriso ogni momento e mi pareva lancia la così ombra domani angela malamente mo saccio veramente tu chi sei. Io non so come cominciare, avvocato. Voi mi avete fatto uno di quei favori grandi, grandissimi. Uno di quei favori che non si pagano con i soldi. Con tutto rispetto, donna Carmela, ma non credo che voi potreste pagare le mie parcelle. Io invece vorrei potermi sdebitare, avvocato, ma come faccio? E poi, ecco, mi sento una scostumata, una svergognata a dirvi quello che vi devo dire, avvocato. Coraggio, Carmela. L'avvocato è come il confessore, sapete. Nessuno al mondo saprà quello che farete. Voglio dire, quello che direte in questo studio. Nemmeno vostro marito, naturalmente. Ecco, è appunto di mio marito che vi volevo parlare, avvocato. Ah, vostro marito? Sì. Che altro ha fatto? Niente. È proprio questo il fatto. Da quando gli hanno tolto la licenza per il banco? Dopo quella condanna che ebbe. Ecco, guardate, avvocato. Ingiurie, percosse e 6 mesi con la condizionale. Ma aveva ragione lui, avvocato. Gli hanno dato anche l'attenuante della provocazione grave. Allora, gli hanno, come si dice, revocato la licenza. Voi mi avete salvato la famiglia. Ma la dovete salvare per sempre. Da quando è successo il fatto che ha perso il banco, mio marito non è più lui. Capirete. Era da 5 generazioni che la Monica ce l'avevano. Più o meno come per voi, con vostro padre e vostro nonno. Capisco, capisco. Lui fa finta che non gliene importa niente. Dice che è contento così come sta. Ma non è vero, avvocato. Ma poi il guaio più grosso è che io ho il chiosco con regolare licenza. Ma non è che lui sia geloso o invidioso. Ma insomma, non è bene che in una famiglia le cose stanno così. Capite, avvocato? Insomma, una vita d'inferno, avvocato. E voi mi dovete salvare. Si può fare. Col nuovo diritto di famiglia e col regime della separazione dei beni... Avvocato, ma io non voglio sapere niente di nuovo regime di famiglia e di separazione dei beni. No, per carità. Ma allora che volete? Voi potete tutto, avvocato. Gli fate levare la condanna. Che ne so, voi avvocati ne sapete tante. E gli fate riavere il banco. E la nostra torna ad essere una famiglia felice, avvocato. Ah. Ma è vero che si può fare. È vero che lo potete fare. E poi mi potete chiedere tutto quello che volete, avvocato. Si può fare. Tutto si può fare. Se si vuole.
Ma tu lo sai come si pagano gli avvocati penalisti? Metà prima e metà subito. Avvocà, ma voi che avete capito? Io sono una donna onesta, lasciatemi stare! Avvocà, ma che state facendo? Ma lasciatemi! Avvocà! Sempre piace. Oh, Madonna! Tu stai giù, fermo. Ma che ti ribelli! Non sanno più quella che hanno fatto, to. Eh no, Gennaro, lo sapeva pure quella che aveva fatto. Andala, va. Una volta queste cose si risolvevano con quattro schiaffi, ma usano metodi sofisticati. Ma con me tanto non attacca. A me mi lasciano in pace, Toto. Tu dici? Io se fossi al tuo posto non starei tanto tranquillo. State buono, Gennaro. State buono, Toto. Andala, va. Yes. Salve, Don Gennaro. Vi posso offrire qualcosa? Ho preso già il caffè. Ah, sentite, Don Gennaro. Sono venuto qua per riparare a una grave offesa che vi abbiamo fatto. 2000 lire la settimana. Vi avevamo calcolato molto poco. Una vera offesa per un uomo come voi. Ma abbiamo riparato. Vi abbiamo portato a 20.000 la settimana. Siete mal informato. Io sono stato cancellato. E siete stato rivalutato. La prima settimana la potete pagare anche a me. Io non pago niente, lì se va a sapere. E se volete questa cosa la possiamo sistemare anche subito. Per carità, non facciamo piazzate. Vi dico solo che vi conviene pagare. Costa meno. Ah sì? E che fate? Mi fate saltare il negozio? State a sentire, ruotalo. Si ci tenete altri nell'ossa sana, girate a largo da me. Voi... e amici vostri. Vuol dire che sarete voi a venire da me a chiedermi il favore di pagare. A dove tu e a quando vuoi tu, ma alla mia maniera. Salutiamo. Eccovi ragazzi, un magnifico guancia a guancia. E finiamo prima questo ballo. Smettila, Greti. Che c'è? Lo fai per quella? Lo faccio per i cavoli miei. Dai, non ti ci mettere anche tu adesso. Perché? Vuoi dire che non vi siete baciati? Beh, ci siamo baciati, ma mi ha baciato lei. E poi non è neanche il mio tipo. Ah, e quale sarebbe il tuo tipo? Una scema come te. Sì, sì. Dai, vieni. Dove? Su, vieni. Aspetta. Mi dà quel pacchetto che ho lasciato. Grazie. Ecco, questo è il giubbotto che piaceva a te. L'ho visto in vetrina e l'ho comprato, ti piace? È bellissimo,
È proprio quello che mi piaceva. Ma non posso portarlo a casa. Mio cognato se ne accorgerà. Dai, ma che cavolo gliene frega a tuo cognato di quello che porti addosso? Non ci pensare. L'importante è che piace a te. Una sorpresa per tutti! Un giovane che presto sarà la rivolta della canzone napoletana! E con noi, Nino Esposito! No, ma non mi avete detto niente! Era una sorpresa che avevo preparato per te. Sì, ti dico. Ma che farne su film? Iamonci una palla. Ne sapete più bello. Avimo consumato. Dinta sto piano va. L'amore nostro sta. A lume di candele. Se l'avimo sta. Ballamo. Torniamo ai vecchi tempi, premessa pizzica. Mettere a paura sta creatura. Che è sta? Mamma, perché non si tutto farà scuola a pigliare a voglio? Sì, certo che ci sono giunto. E allora chi è sto fatente che ha parlato con tutti? Ah, ecco qua, figlio mio. Io oggi sono arrivato un poco in ritardo, e Titini mi aspettava fuori. Il fatto è che io tenevo da fare un certo discorsetto a San Basilio. Mamma, vuoi che San Basilio è fioretta e vudiata tu vanno a casa? Uè, non ti permette, lo so. Io mi permetto. Perché mentre voi parlate con i santi, ovvite che succede. Che succede? Ah, non sapete niente? E loro mi dicono cosa è successo. E non allucca, un po' da voi pigliare pure con quest'anima innocente.
Vieni a qua, papà, ti prego. Papà ti va bene, non mi fare innervosire. Spiegami tutto. Sì, io stavo fuori dalla scuola ad aspettare la nonna quando è arrivato lui. Lui chi? Un uomo grosso, grosso come te. Spiegati meglio a papà. Ma che ti deve spiegare? Quello non lo conosce, è chiaro, è solo una creatura. Statta zitto tu. Dai a papà, ti prego. E poi lui mi guardava e rideva e mi ha detto: ti hanno mai detto che sei figlia di un cornuto? Oh, mamma papà, mia. Che è un cornuto? E poi? In quel momento è arrivata la nonna e lui se n'è andato. Mamma, la prossima volta che voglio da prendere la tidina a scuola, i vischiavo tutti e santa vicino e muro. Spirito santo. E mo' a letti, eh? Forza, papà, forza. È venuto, capiamo, piano. Buonasera. Ah. A che ora te le dirà a casa? E lascia perdere, andiamo a letto che è meglio, e basta con le discussioni. Perché? Che è successo stasera? Che bel giubbotto, dove l'hai preso? Questo è un giubbotto casual, è un regalo. Chi te l'ha regalato, che lo fa tenda mai un gillo. T'ha gitto tanta volta che in da casa mia non ne voglia regalare, che i soldi ha rubato. Ti sei mi spiegato? Io sono grande e faccio quello che mi fa. Basta, sì! Gennà, ecco te, sembra così, va a fornì, sì! A questa parte, a questa parte! Qui, fratello. Salve, don Gennà. Che volete? La gente tanta volte lascia stare a Rosalina. Ma so spiegato, ma tu non mi lo sta a sentire. Don Gennà, io voglio bene veramente a Rosalina. E non tengo intenzione di lasciare solamente per far piacere a voi. Eh già, da Ulisse Pusai a Ulisse fa un baro mariolo come te. Parla, Mario, è così o no? Don Gennà, io non vado in giro per Napoli a vendere un coccodrillo per guadagnare 4 lire. Io tengo il lire, don Gennà, il lire. E non sono con molte fammo con ma pure. Don Gennà, non è giusto quello che state facendo. Non è giusto. Va, va. Povero Pulicinello. Ma quello ha firmato la sua condanna. Io lo distruggerò. Io lo riducerò a una mappina. Oh, bene, e come farai, povero Pulicinello mio? Quello, come ti vede, ti riempi di mazzata e tu non riesci a dargli nemmeno un baccaro. Ma io lo distruggerò con l'arma universale, con l'arma a cui nessuno resiste. Chi ha battaglia è più forte! E che arma sarebbe? Lo distruggerò con l'arma del ridicolo! Lo ridiculizzerò! Ciao. Ciao. Luigino mi ha detto che mi volevi vedere. Che significa questa novità? Ti volevo parlare dell'altra sera. Ah, dell'altra sera. Se è per quella cretina, guarda che io non c'entro proprio niente. No, non è solo per lei, è per tante cose. Senti, Rosalì, se vogliamo parlare, parliamo. Ma chiaramente, senza tanti indovinelli. Ci dobbiamo lasciare. Cosa hai detto? Vieni, ti ho riportato quello che mi hai regalato. Puoi controllare se vuoi. Aspetta, hai detto che dobbiamo controllare. Controlliamo, no? Vabbè. Rosalì, questo è il fazzoletto di seta che ti ho regalato quando ci siamo conosciuti. E pensare che ho girato tutta Napoli per trovare il più bello. Ti ricordi? Questi li chiamavamo gli inseparabili. Che fesseri. Mi ricordo che abbiamo scritto sopra il nostro nome. E mo non c'è sta giù. Si è cancellato. Ah, l'anellino. Non ti volevo entrare al dito, ma tremavano in mano quando te l'ho dato. Ma tremano ancora. Addio, Nino. Lo sai? Nino, è inutile. Forse hai ragione tu. Ma vedrai. Vedrai che tutto cambierà. Io so che ce la farò. Mi devi credere. Non voglio fumare, Mariolo, per tutta la vita. Per te c'è adesso solamente un meglio. Un meglio di tutte cose. E io te lo darò, tu giuro, Rosalì. Nino!
così per me. Come donaccia di così per me. Per tu spiega, non basta bociami per tu spiega. Ma può guardare dentro a chi suo chiatto ci trova a te. Si può sapere che sei padre da me, che sei per me. Fammi sentire sti mani che se siamo da così in tutto c'è che sta amore. Quando tu mi dici sì, che sei per me. Forse nemmeno posso mai capire. Guarda da te, voglio sapere pure io che sei per me. Tua sorella a quest'ora non si è ritirata. Non hai niente da dire? E non sai che va a scuola serale, no? A sera quando si mangia da staccà, lo si mette a fare lo serale. Titina, non mi dici niente di quello che hai fatto oggi a mamma? Titi, e non mi rispondi? Mamma, perché hai cambiato mestiere? Ma chi? Io? Sì, ti sei messa a fare la massaggiatrice. Che stai dicendo, Didi? Me l'hanno detto quelli che hanno telefonato oggi, quando ero solo a casa. E voi addostivo, mamma? Ero andata al rosario, ma che sono diventata una sorvegliata speciale. E che dicevano quelli signori? Tutti volevano la massaggiatrice. Telefonavano per via dell'annuncio sul giornale. Sul giornale? Ecco qua. Massaggiatrice esperta e riservata. Telefono 26 78 51. Certo, non c'è che dire. Un numero è provvisto. Ma io saccia chi ho fratello. O saccia buono. E va bene. Cernà! Non ti preoccupare, mamma! Cernà, vai, fallo con me! Cernà! Nino, si è fammi un piacere, corra a presto a Gennaro, viraro e chiudo. Chi lo può combinare con quel guai? Sì, donna Carmè. Va, corro, fa presto. Sì, va in coppa tu. Va, va presto. Sì, corro, corro. Segna tre puntate. Tu canesti, Paolo. Parte che cesello.
Avete passato il limite, Pasquale Ruotolo. Veramente a me non sembrava, ma se lo dite voi, in che cosa posso servirvi? Se permettete, faccio ricevere due parole. Sempre ai vostri ordini, don Gennaro, se gli amici permettono. Favorite, favorite. Che troviamo un po' di spesa. Aspetta, che succede? E allora, che mi volevate dire? Non mi piacciono i vostri scherzi. Io scherzare? Ma voi sognate. Io faccio sempre sul serio. Ma a che alludete, se è lecito? Alle chiacchiere di infamità sul conto della mia signora. Oh, e io che ci posso fare? La vostra signora, donna Carmela, è una bella donna. E sapete come si dice? No, non lo saccio. L'uomo è fuoco, la donna è stoppa, arriva il diavolo e te l'intoppa. Tu si nomi merda, è una grande scurnacchiata. Lasciatemi parlare. Gli arricci da tutto quanto, che è una bucina, una carogna come te. A tutto quartiere gli arricci, non mi capita pure. Schiacente di deludervi, don Gennaro carissimo. Ma proprio io non potrei. Vedete, donna Carmela è stata molto buona anche con me. Lo conoscete questo? Questo viene da un vestito della vostra signora. Donna ardentissima in certi momenti. Attendo, don Gennaro! E mo' a dove va? Come da salve, don Gennaro! Faccia avvisa mamma. T'hanno riconosciuto, tu si chiede che si è rubata a bordo. Parla, non le mise, prima che lo faccia a cirla, figlia puttana. Siete la madre di Dio. E se una mamma non ha capito voi, chi ha poco capito? Madonna mia, io non voglio niente per niente. Io faccio un voto grosso, importante, ma aiutato. Gennaro La Monica, imputato dei reati previsti dagli articoli. Gli articoli non glieli dico, tanto non li capisce. Voi siete accusato di porto abusivo d'arma, di aggressione a mano armata con l'aggravante dei futili motivi e di lesioni personali gravi. Ma l'avvocato ce l'avete? No. O come mai?
Non mi serve, signor Presidente. Ma come vi serve? L'avvocato è obbligatorio. Ora bisogna metterglielo d'ufficio. Certo, signor Presidente. Sì, ma qui non c'è nemmeno un avvocato stamattina. Il cancelliere la telefoni all'ordine degli avvocati. No, no, un momento. Guarda, guarda chi si vede, l'avvocato Colantuoni. Per caso, signor Presidente. Sto aspettando il processo successivo. Lo so, il processo a Batangelo. Però, dato che voi ci siete, sarò lieto di assumere la difesa d'ufficio e rinuncio ai termini. Grazie. Dunque, voi siete stato rinviato a giudizio per direttissima data la flagranza e quindi con un'istruttoria sommaria. Adesso ci potete raccontare, con parole vostre, quello che è successo. Il che voi ci avete da dire? Niente. Dunque statemi bene a sentire, la Monica. La parte lesa, Pasquale Ruotolo, nel corso dell'istruttoria sommaria, ha dichiarato d'essere stato provocato da voi mentre giocava tranquillamente a biliardo con degli amici, per futili motivi, a quanto pare per una consumazione di brodo di porpo, troppo pepato. Ma guardate dove va a finire l'orgoglio professionale, E che voi, irritato per le sue critiche, sareste andato a cercarlo. Poi, dopo averlo provocato con gravi insulti, lo avreste assalito selvaggiamente a coltellate. Che è così? Signor Presidente, se le carte dicono così, è così senz'altro. Quello che è scritto sulle carte là non è una prova. Ma voi ci avete delle dichiarazioni da fare? Niente. Silenzio! Vedete, la Monica, io non vi voglio fare una lezione di filosofia, ma posso dirvi che la verità non sempre esce netta. Anzi, specie nei processi, le verità sono due, tre, anche di più. Ora, io voglio sentire la vostra verità. Non ho niente da dire, signor Presidente. Io mi scuso per il comportamento offensivo del mio assistito, ma il signor Presidente, che di questo processo conosce anche le virgole... Avvocato, io di questo processo non conosco nulla, altro che virgole e punti. È un processo per direttissima che l'ufficio del pubblico ministero mi ha rifilato soltanto due giorni fa. Ma, signor Presidente, non mi è stato possibile prima. E col vostro permesso ci vorrei capire qualcosa anch'io. Sedetevi. Insomma, io non la capisco. Come non capisco il che c'entra coi brodo di porpo questo reperto numero 2, che a quanto vedo si tratta di un pezzo di sottana femminile che voi tenevate stretta in pugno dopo la rissa. E questo mi fa pensare che in questa storia ci sia di mezzo una donna. E allora, la Monica, che voi mi dite di questa stoffa? Ma che vi devo dire, signor Presidente? Niente. Ma perché la tenevate in mano? Ma non me lo ricordo. Va bene, allora proviamo in un altro modo. Signor Presidente, certo non sfuggirà al vostro acume giuridico. La guardi, la sapesse quante cose sfuggano al mio acume giuridico. E non solo a me, a tanti altri. Né alla sensibilità dell'illustrissimo tribunale, che la evidente reticenza del mio assistito può essere causata dalla necessità di nascondere altro e ben più grave reato. Ora, in tale situazione, come insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione, l'imputato ha il diritto di tacere. E se il mio assistito ha scelto questa linea di condotta, essa è processualmente legale ed io non posso... E io vi tolgo la parola. Se no il cliente tace e parlate sempre voi. Io preferirei in quell'altra maniera. Ma se la Suprema Corte dice così, che ci vogliamo fare? Allora, non ci sta nessuna donna di mezzo? No. E va bene, come dice l'avvocato Colantuoni, la vostra condotta è processualmente legittima, anche se è da perfetto imbecille. Questo l'aggiungo io. Avete dei testi a difesa? No. E va bene, e allora ne ammetterò uno io. Un test che ha chiesto spontaneamente di essere ascoltato. No, 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 no. La difesa non ha indotto alcun test. Lo so, lo ammetto io. Un test a difesa che la difesa non conosce. Che potrebbe rappresentare un modo surrettizio di superare la linea di difesa scelta da... Che cosa?
Ma questa è violazione dei più elementari principi di diritto processuale penale. Il Manzini ha affermato che... Lasci perdere quello che ha detto Manzini. Non ci interessa. Come del resto il Carnelutti. Carnelutti mi sta perfino antipatico. La difesa si oppone recisamente. E altrettanto recisamente in tribunale respinge l'opposizione della difesa. E senza nemmeno entrare in camera di consiglio. Ma è un motivo di nullità della sentenza. Bene, così voi ricorrete a quella Cassazione che vi dice tante belle cosine. Ma intanto io il testo lo sento. Chiamate il teste. Il teste, la Monica. Donna Carmè. Carmè. E tu che fai? Vattene a casa. Voi non date ordine a nessuno. E zitto. Altrimenti vi rimando al carcere e proseguo un contumacia. Tanto non avete nulla da dire. Consapevole della responsabilità che col giuramento vi assumete davanti a Dio e davanti agli uomini, giurate di dire la verità, solo la verità. Lo giuro. Sedetevi. Dunque voi siete Carmela La Monica, moglie dell'imputato. E avete chiesto spontaneamente di essere ascoltata. Signor Presidente, anche se ha chiesto di essere ascoltata, può ancora decidere di astenersi, essendo moglie dell'imputato. Avvocato! Queste cose le so anche da me. Come ha detto l'avvocato, voi non siete obbligata a testimoniare. Voglio testimoniare. Allora, signora, cosa avete da dire? Signor Presidente, se mio marito sta lì, è tutta colpa mia. Perché io sono una svergognata e una mala femmina. Prego! Per favore, silenzio! Prego, prosegua, signora. Io l'ho tradito con tanta gente. Ma soprattutto con quello! Ma che tu dici? Tu sei pazzo! Ma da te, Carmè! Io non do perdoni e ti scanna! Tengo le prove. Quel pezzo di stoffa che tenete voi, signor Presidente, viene da qui, da questo mio vestito. Sembra proprio così. Lo strappo corrisponde. Me l'ha strappata lui, apposta. Perché non gli bastava di mettere le corna a mio marito. Lo doveva pure sfottere. Lo doveva pure umiliare. Gli doveva far toccare con mano che sua moglie è una mala femmina. Lo doveva provocare. Perché mio marito dava fastidio a certi amici suoi. Perché mio marito il coltello non l'ha avuto mai. Ora, io posso essere una poco di buono, ma non fino a questo punto. Non al punto di vedere condannare un innocente. Silenzio, silenzio, per favore! Altrimenti faccio sgomberare l'aula. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Napoli, sesta sezione penale, distigliati a carico di La Monica Gennaro, visti gli articoli 479 del Codice di Procedura Penale e 560 Codice Penale, assolve l'imputato dal reato di porto d'arma abusivo per non aver commesso il fatto. Visto l'articolo 345, lo assolve dal reato di lesioni gravi per avere agito in stato di legittima difesa. Silenzio! Ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione dell'azione penale nei confronti di Pasquale Ruotolo per violenza privata, porto d'arma abusivo e calunnia. Sono libera.
No, dovete tornare in carcere. Sarà l'ufficio matricola a liberarvi. E andiamo. Gennaro. Puttana. Fatto sapere prima. Non sarebbe servito a niente. E poi non mi volevo far vedere in questo stato. Ma che è successo? Che hai fatto? Ho voluto difendere tuo cognato. E ho affrontato quattro colossi. Uno contro quattro, capisci? Uno contro quattro. E sì, non mi mantenevano. Beh. Mi hanno fatto un due pariatori. Ti ho portato i biscotti. Ma li puoi mangiare? Beh, qualche dente mi è rimasto. Ma come ti senti? Bene, bene. A vederti non si direbbe proprio. Mia sorella mi manda a dire che ti ringrazia. Lo sa che hai fatto tutto quello che hai potuto. Ah, tua sorella? Anche la nonna, Titina e io. Me l'hai fatta, carità, eh? Certo che quella capatosta di mio cognato non si meritava che tu prendessi un pagliatone per causa sua. È uscito, Don Cennà? Ancora no. Esce oggi. Chissà che succede quando torna a casa. Avrei voluto testimoniare per lui. Ma quando ho ripreso conoscenza, il processo era già finito. Rosalì, me lo merito un bacetto. Per aver preso un pagliatone? No, perché ti voglio bene. Aia! Aia! Nino! Un braccio! Nino! Oggi torna papà. Sì, bella di mamma. Speriamo. Sei contenta? E hai fatto i compiti. Sei proprio una brava bambina, lo sai. Hai fatto pure il riassunto. Papà, papà! Sei tornato! E tu che fai qua? Vattene. Gennà, non facciamo pazzire. Non preoccupate, mamma. Aspetta, vedrai, capo, tutto sa giusto. Gennà. È Titina. Io non la posso abbandonare. A piccinella ci pensi. Ma quando si fa grossa, gli spiegherò io ogni cosa. No. Vattene. Mamma. 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 Titi. Core mamma tua. Tu sei già grande, sei quasi una signorina. Non è vero. Devi essere forte, amore. Non devi piangere, eh? La mamma deve partire. Vado a trovare dei parenti. E tu prendi il posto di mamma. E baderai alla nonna e a papà. Ma tu mi devi promettere che studierai sempre, eh? E mi devi promettere pure che non piangerai mai. Sì. Brava. Adesso asciugati le lacrime. E dammi un abbraccio forte.
Gianna, magari non sai come ti vedi. Tira una faccia che mi fa paura. Ma che altro c'è? Che ti è successo? Povero, mi è stato caduto tutta la notte. Oi. Non ha chiuso l'occhio per niente, Totò. A casa mia non è più a casa mia. Non tengo più niente, non tengo più famiglia. Ma Titi? Titi è piccerino, piange che vuole la mamma. Un giorno saprà la verità, e allora? Ma quale verità, Gennà? Ma è mai possibile cadere una capa così tosta che non capisce niente? Totò, non tu permette. Saccia solo io che la caccio passata quei giorni in tribunale. E non l'auguro a nessuno. Neanche più un amico mio. Ma voi avete capito, state buoni. E sarebbe questo il famoso brodo di polipo? Sì, signori, sì. E allora servitemene un bicchiere. Qui, oui, eccellenza. Ve l'avevo detto? Che eccellenza. Io sono un vecchio curioso. Ho voluto provare tutto, voglio provare anche questo. Datemene un assaggio. Sì, sì. Datemelo! Su! Sapete, è l'emozione. Ma che emozione, grazie. Oddio, è proprio una grande schifezza. Però, come si dice, tutti i gusti sono gusti. Come il vostro, il gusto di ridursi così, come un accattone. Fatti vostri, ma io vi capisco. Ecco, c'è lei. La io... verità non è una sola, bisogna capire. A proposito, per quella certa condanna con la condizionale, forse non lo sapete, ma è maturata la prescrizione. Ah, ecco, posso avere un povero uomo come me. E allora andate dal mio cancelliere, lui vi dirà quello che dovete fare. Statevi buoni. Grazie, c'è lei. Arrivederci. Io a Don Salvatore Paglietta l'ammazza. Io uccido. No. L'ha già chiamato 3-4 buffature. Ciao, Totò. Vuoi a dire tu? Crene che saresti? Come stai? Io sto bu. Ah. Azzo, stai bu. Totò, io ti avessi cercato piacere. E di che si tratta? Si tratta di Don Gennà. Eccellenza, quello è il marito mio Pulcinella, innocente. La colpa è mia che l'ho fatto diventare cornuto e scornacchiato. Lui mi sorprese sul fatto con quello lì che è morto. E che doveva fare, eccellenza? Allora, visto che si tratta di omicidio per causa d'onore, vi assolvo con tutti gli onori. Fatevi bene a voi e a quella puttana della vostra signora. Ma durano poco! Sono stato assolto perché sono cornuto. Ma non è meglio andare in galera senza essere scorraggiato? Ma se poi non sono cornuto e mia moglie è una santa, chi sono io? Ma io sono povera disgraziata. Caccia fa, devo cacciare di casa la mia signora che si è presa le colpe che sono mie solo perché hanno detto che sono cornuto? O è meglio che mi comporto come dice il cuore e la ragione? Che c'è, Don Gennà? Se mi volete dare qualche altro schiaffo, la faccia mia sta qua. Nato schiaffo, tu stia così inguaiato. Papà, papà! Che fai qua, papà? Papà, me lo puoi vedere le guarantelle? No, ormai è tardi, la nonna. È in pellegrinaggio a Montevergine, un voto speciale alla Madonna che ti ha fatto la grazia. Ah, grazie? Sei stato assolto. Io non ho avuto nessuna grazia. Io non sono stato assolto. Io sono stato condannato per tutta la vita. Capatosta. Per tutta la vita. Mamma mia, piena di grazia, Signore. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa, io madre di Dio, prega per me. Adesso, l'onore della nostra morte, così. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ma prega per me, adesso è nel mondo della nostra vita.
ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta in tutto il mondo. Sei benedetta. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, così sia. Gennà, figlio mio. Alzatevi. No. Mamma, vi prego, voi non state bene. No, figlio mio, che fai? Non è finito il voto. Gennà. Ha già detto non è finito il voto. È nulla da farne. Ma che dice? Che sta sacrilegio? È giustizia. La Madonna mi ha ingannato. Non ha fatto nessuna grazia. Ma si state liberati. Erano meglio 10 anni galera. Invece di essere liberato in quel modo, voi ripete, mamma, Madonna non ve l'ha fatta grazia. Non ve l'ha fatta grazia, mi ha rovinato. Altro che voto. Non ti permettere. Così te ne avesse dato i paccheri quando era un momento. Ma chi ti credo d'essere? Chi sei tu per stabilire quello giusto e quello che non è giusto? Quello che è vero e quello che non è vero. Levati a mente. Mamma. Madonna mia, non ho stato a sentire, scusatelo, non è colpa sua se non capisce. Ha avuto tutte le fortune nella vita e non l'ha mai capito, ma in fondo è buono, oh figlio mio, e voi lo dovete perdonare. Perdonatelo, Madonna mia. Ave Maria, piena di grazie. Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne. Lo so, Madonna mia, sono una peccatrice. Ho giurato in tribunale di dire la verità. Tutta la verità, solo la verità. E ha gritto un sacco di bugie. Ma voi che mi state nel cuore, lo sapete che non l'ho mai tradito. Che il marito mio è un po' consiste, ma è tanto buono, lo sanno tutti. E non potevo fargli passare un guaio simile. È stata tutta colpa mia, eccellenza. Il marito mio innocente. Se volete, punite me, che sono una malafede. Ma lasciate libero lui e non macchiate il nome di nostra figlia. La verità non è mai una sola. Prima di giudicare e condannare, bisogna capire, capire, capire. Io non sto in galera perché mia moglie è una mala femmina. Ma è meglio sta in galera o a sta libertà a essere cornuto? Ma si può, non so cornuto e mia moglie è una santa. Io chi sono? Un povero disgraziato. Silenzio! Silenzio! Vi prego, perdonatemi. E accettate questo che non vale niente, ma che è il simbolo del mio sacrificio.
prego, non date scandalo proprio qui, nella casa della Vergine. Che posso fare per farmi perdonare? Porto ma casa. Amore mio. Cori mio, come sei bello. Ehi, ho Margiello con un buon spagnolo, come sono contento. Vira, no, Carmè. Bravo, bravo. Poi, quattro piatti a terzo tavolo. Ti raccomando, fammi fare una bella figura, mamma. Cori mio. Eccellenza, a libertà. O Salvatore. Onestamente, avete visto? Ma passi, pacca. Ehi, occhi brillando con il suo ragazzo. Preustaggio. Pace e bene. Sempre. Il Signore vi benedica. Oh. Chi si vede? L'avvocato Calanturi. Don Gennaro. Ma che piacere, voi siete un grande avvocato. Voi siete il principe del foro. Ma perché? E ma che dringa d'andrami, insomma lo scoglio già sta, tutto bene a bevere qua, ma che dringa d'andrami, ma che dringa d'andrami, insomma lo scoglio già sta, tutto bene a bevere qua, ma che dringa d'andrami. E ma che dringa d'andrami, insomma lo scoglio già sta, tutto bene a bevere qua, ma che dringa Se è fatta tanto, se è fatta tanto, se è fatta tanto.